Saad Ismail fa parte di quella schiera di artisti che vivono l'arte come una passione continua, quale che sia il paese in cui approdano. Egiziano nativo di Alessandria, laureato in sociologia e specializzato in antropologia, Saad è considerato il pioniere della danza araba in Italia e il creatore di un vero e proprio metodo di insegnamento fondato su 8 posizioni basilari, codificando una tecnica estremamente precisa mirata alla pulizia e naturalezza del movimento, curando nell'estetica e l'eleganza, collegando mente e corpo. Un metodo innovativo che ininterrottamente insegna dagli anni 90 in Italia e che ha formato migliaia di allievi. Attraverso le sue opere umano-pittoriche, questo artista egiziano esprime la nostalgia per il suo paese, diffondendo la cultura e la tradizione popolare. Formatosi artisticamente nella compagnia d'Alessandria d'Egitto, giovanissimo intraprende un tour europeo che lo porta ben presto in Italia, dove, grazie alla regista Maria Luisa Mariani e a Pippo Baudo, fa conoscere e divulga la danza folcloristica egiziana anche nel bel paese. Noi di Easy TV siamo andati a intervistarlo nel giorno del suo 65esimo compleanno. Sono un insegnante coreografo di danza orientali, la cosiddetta la danza del ventre in Italia, ma anche folcloristica egiziana. Sono qui dal 79, dove ho avuto la fortuna, insomma, di incontrare gente che mi hanno dato molto la mano a lavorare artisticamente in Italia. Amo il teatro, amo questa danza, che presentarla anche in quel senso artistico. Anche ho guardato il senso anche fisico, facendo chassoterapia per poter aiutare la gente a fare questa disciplina, così si sente meglio anche come salute, sia psico che fisico. Abbiamo fatto tante belle cose con questo popolo italiano, che io lo considero sempre mediterraneo, c'ha a che fare con la nostra cultura. Ci abbiamo molto 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 in comune noi egiziani e l'Italia, quindi ho amato vivere qua, ho amato la gente che mi hanno dato la mano, ringrazio tutta la gente che hanno avuto fiducia in me. Abbiamo creato bella cosa in Italia, cioè questa danza orientale che adesso è diffusa in tutta l'Italia. Io sono molto felice e contento di vedere questo risultato. Emozionato in questa festa? Come no, questa festa veramente è stata una grandissima sorpresa, perché i ragazzi mi hanno veramente sorpreso tanto. Ho visto tantissime persone che non vedevo da anni, persone che io non aspettavo veramente di trovarle qui o vederle qui, ma veramente è stato, sono proprio felice. Grazie maestro, e ancora tanti auguri. Grazie a voi, grazie mille.